the blue corner from France, Alassane Saï. Bonjour, Sura, je m'appelle Thierry Alassane. Je suis un boxeur qui a commencé en boxe thaï puis en kickboxing. Je suis venu ici pour relever un défi, battre Pupis Merti. C'est un très bon boxeur, mais je me suis très bien entraîné. Demain, Inch'Allah, comme on dit chez nous, ça va bien se passer. Et je vais gagner. On va tout faire pour gagner. Merci. Alassane Saï, il primo dei contendenti di questo terzo match della card international, che sta accendendo sempre di più nel bene e nel male il Palaruffini, a cui non è andata molto giù la decisione del match precedente, ma noi siamo già con la testa a questo match. Lui è parigino, Alassane Saï è parigino, lottatore di grande prestigio. Lui si allena all'Askebe Le Mouro con Mohamed Katou, grande maestro di scuola inevitabilmente ovviamente francese. At the red corner, coming from Belarus, Yuri the Prince Besmertny. Всем привет, я Юра Бессмертный. Я приехал в Италию только за победой. Соперника своего знаю по видео, готовился к бою очень хорошо. Обязательно я его выиграю, желательно, конечно, нокаутом. Болейте за меня, я покажу отличный бой. Yuri the Prince Besmertny! Ci brucia una statistica, Yuri Besmertny, perché sulle 37 vittorie conseguite in carriera, di cui 19 su knockout, appunto ha sempre vinto nel nostro paese. E arriva qui dunque anche un po' da favorito in questa sfida con Alassane Saï, che però in lui vede un obiettivo caldo e soprattutto succulento da mettere nella propria bacheca. Besmertny in bielorusso significa l'immortale, quindi insomma un bel biglietto da visita per presentarsi qui a Thai Box Mania con tutte le intenzioni di essere veramente, se non immortale, almeno imbattibile in Italia per continuare la sua striscia positiva. Lui è anche nominato The Prince, quindi le ha veramente tutte, insomma, per far bene in questo incontro. Ha tutti i titoli, oserei dire, esatto, nobiliari e non, per spuntarla. Lui che al secolo era Yuri Gorbachev, ma appunto ormai è noto come Yuri Besmertny, l'immortale. È inevitabile che il suo palmarès faccia impressione, non che sia da meno Alassane Saï, che addirittura su 44 incontri ha perso solo 9 volte, conseguendo 35 vittorie, quindi anche per lui professional record di assoluto livello. Vedremo se due tra i più interessanti esponenti di questa disciplina riusciranno a regalarci un grande match. Su questo ne sono quasi sicuro, insomma, per essere onesti. E poi soprattutto vedremo se riusciranno a portarlo fino alla fine dei 3 round per 3 minuti ciascuno, che, di cui è prevista questa contesa sotto le regole della Thai Box per i 75 kg di categoria. Esatto, fino ai 75 kg di categoria, e i due lottatori ora espletano le ultime funzioni di controllo, di perquisizione tra virgolette, da parte dell'arbitro dell'incontro, che sarà Francesco Pellegrino. Nel caso avessimo bisogno della decisione dei giudici, il compito sarà affidato a Matteo Manganello, a Gianmario Girasole e a Manuel Colleoni. Sembra tutto pronto, secondi fuori, allora si parte con il match tra questi due super campioni, palmarès da una parte e dall'altra invidiabili, titoli francesi, titoli del mondo per Saï, e dall'altra parte un palmarès veramente senza fine, che passa dai WAKO mondiali ed europei di 2007-2008 di Besmertny fino ad arrivare al World GP di Moldova volume 42 di qualche mese fa, King of Kings. Insomma, davvero una carriera fantastica. Sono partiti i due
belligeranti tra virgolette con i pantaloncini bianchi alla Sansai, con i pantaloncini neri con inserti bianchi e verdi. Besmertini che incassa questo high kick da Sai in questo momento. Anche uno schiaffo quello di Sai replicato subito dopo sempre col mancino, molto abile nelle leve alte, guarda ancora come calcia pulito Sai. Ancora la girata di Sai che viene stoppata però da Besmertini sotto misura forse per quel tipo di manovra, quindi difficile da concludere per Sai, che però si sta dimostrando subito ben propositivo. Ma davvero qui non c'è un lottatore che possa pagare inesperienza all'altro, non c'è un lottatore che possa essere considerato leggermente sfavorito da quel punto di vista, ma è davvero difficile soprattutto scegliere quale dei due sia un lottatore. Fantastico, carambolano giù addirittura i due. Costretto agli straordinari il direttore di gara Pellegrino, a cui personalmente invierei questi applausi perché ha quasi salvato la vita ai due atleti. Di solito gli arbitri si mettono subito a protezione dell'ultima corda, stavolta non ha fatto in tempo, non ha fatto in tempo Pellegrino ad arrivarci. Si ricomincia comunque con ancora dei side kick di Sai che prova a essere propositivo. Besmertini risponde sulla guardia del lottatore francese e adesso tornano a studiarsi a distanza, misura le distanze col jab sinistro, poi Besmertini va al corpo, non arriva però a destinazione con profondità. Lontano Sai, poi prova il calcio al volto, poi quello alla gamba. Da questa combinazione comunque tra i due riescono ad integrarsi molto bene, una serie di calci che stanno già iniziando a disegnare una mappa del tesoro sul corpo di Besmertini. A proposito di tesoro e gioielli, qui problema per Sai la conchiglia sul colpo involontario di Besmertini che non ha fatto volontariamente ovviamente di quello un bersaglio, ma è andato a colpire Sai. Quanto lavora bene con i calci, Sai. Lavora benissimo, bene, specie per essere un lottatore della sua stazza. 85 kg, come detto. Non sono tanti i lottatori di questa caratura a essere in grado, però Besmertini sta intercettando spesso e volentieri bene. Forse è diventato un po' prevedibile. Spinta le corde. Siamo in chiusura di round. Non ti aspetteresti da Sai effettivamente un utilizzo così frequente dei calci, lui che potrebbe usare anche le leve alte. Lo ha fatto poco, ma ha fatto veramente tanti danni con le gambe. Potrebbe essere una strategia da parte del transalpino per cercare di ingannare o perlomeno provare impreparato Besmertini. Si va al primo intervallo di questo match con una situazione difficile da interpretare. L'impressione, Marco, è che i due lottatori non abbiano tirato fuori tutto in questo primo round. Assolutamente no, era ancora fase di studio o forse semplicemente non hanno ritenuto il caso di dover accelerare eccessivamente le operazioni. Fatto sta che in questo momento Sai è quello che ha portato più colpi e è quello che ha fatto più danni, anche perché di conseguenza il lottatore bielorusso non è riuscito a fare il suo gioco, a fare il suo match come avrebbe voluto all'inizio. Sì, sembrano ancora un po' impacciati nelle rispettive strategie i due lottatori, che per ora dovranno tirare fuori quel quid in più per provare a fare la differenza in questa seconda ripresa. Entrambi comunque consci di non aver perso tanto terreno rispetto all'altro, ammesso che qualcuno ne abbia perso nei confronti dell'altro. Questo è ammesso e ovviamente non concesso perché non ne abbiamo la riprova, però va da sé che ogni lottatore poi faccia i calcoli del caso, faccia i calcoli propri per impostare la sua condotta di gara da questo momento in poi. Se riparte per Sai vs Besmertini, seconda ripresa. Il leg kick di Besmertini subito per tastare l'avversario. Il middle kick poi di Sai è andato a bersaglio. Poi attenzione perché qui si sbilancia, rischia la controfuga. Non molto reattivo Besmertini, perché poteva approfittare di questo sbandamento dell'avversario e provare una combinazione più veloce e più rapida direttamente al corpo dell'avversario.
Ecco, ci va adesso al corpo Besmerteni, poi alza anche il bilanciamento dell'obiettivo, va a vuoto al corpo, poi prova un buon movimento di busto che non porta, credo, gli effetti sperati. Non vogliono scoprirsi troppo i due, perché sanno che uno e l'altro potrebbero essere comunque elementi, soggetti molto pericolosi. Sono due atleti che capiscono subito il livello della contesa, quello che può diventare questo incontro, quindi cercano sempre di tenerlo su ritmi abbastanza blandi, come in questo caso. Solamente Sai cerca in realtà di caricare semplicemente i calci di colpi per guadagnare qualche punto. Continua con la condotta di gara, anche se arriva il jab per esempio, che più volte va a punire Besmerteni appena abbassa la guardia per coprirsi dai calci. Continua a rendere attiva la guardia di Besmerteni, che deve, è costretto, deve essere sempre attento proprio dalla condotta di gara di Sai, che però spesso e volentieri si copre il corpo. Questa è la lettura più semplice di questo incontro. Arriva anche il gancio al corpo, adesso Besmerteni intercetta il piede di Sai, quello sinistro, prova a controbattere a tono, ancora passa Besmerteni colpendo un paio di volte al volto, ancora riesce a deludere per l'ennesima volta il calcio sinistro di Sai. Front kick quasi a segno quello di Sai, che continua a lavorare semplicemente con le gambe. Ora prova la ginocchiata, pochi fondamentali in questo incontro, molta fase di stallo. Sì, molto rozzi se vogliamo i due lottatori, che cercano di insomma lasciare magari un po' da parte l'accademia, ma evitare di scoprirsi troppo, cercando magari manovre più articolate. Forse c'è anche la tensione, va al corpo Besmerteni dopo il richiamo dell'arbitro. Sai, scivola, scivola. Ci sta dopo che il tappeto comunque è stato usato da più e più atleti in più e più incontri, pardon. Già oltre una ventina, credo, gli incontri disputati questa sera al Palla Ruffini in questa Thai Box Mania 2017. E poi ancora adesso Besmerteni che accelera e porta le corde Sai. Questo è un errore però, perché per chiudere la combinazione aveva bisogno di un po' più di spazio e non gliel'ha lasciato, quindi ha dovuto costringere il direttore di gara a fermare la contesa anzitempo, quindi non permettendogli di chiudere col calcio. Due atleti forse un po' troppo timorosi di scoprirsi troppo, Marco, e che inevitabilmente vanno a incastrare i rispettivi giochi nelle trappole preparate. Esatto, è proprio quello che è successo fondamentalmente, perché sono due atleti che lottano, si vede lo stile più in velocità che altro, però in questo incontro non sono riusciti a creare quella differenza che solitamente invece con atleti di altro calibro, comunque di altri di altre scuole di Thai, pugilistica, comunque di genere nello stile, potrebbero fare la differenza effettivamente. Quindi insomma bisogna capire come lotteranno questo terzo round e poi trarremo le nostre conclusioni dopo questi nuovi tre minuti che ci aspettano. Più che noi le trarranno anche e soprattutto i giudici, evidentemente, e eventualmente per decretare un vincitore. Rush finale tra Sai e Besmerteni per questo match, terzo match della card internazionale di Thai Box Mania. Poi resteranno altrettanti incontri per goderci fino in fondo questa serata spettacolare. La musica non ci abbandona, coinvolta dal combattimento che parte in maniera più accesa rispetto ai precedenti, alle precedenti due riprese. Ecco Sai che va a combattere il calcio di Besmerteni con un calcio a sua volta, poi ancora la risposta a vuoto da parte del lottatore francese. Calcio di Besmerteni a livello basso per cercare di fiaccare anche la mobilità delle gambe di Sai. Non un match spettacolare, ma molto difficile da portare a casa per entrambi. Ci stanno provando con colpi singoli, però non quasi mai, almeno davvero all'interno della propria della difesa avversaria. Quindi insomma è anche difficile arrivare a valutarli per i giudici questi due atleti. Besmerteni prova ancora a cercare di condurre l'azione, lui che in giro per il mondo ha mietuto
diverse vittime illustri. Soprattutto qualcuno ricorda con piacere. Che bel calcio di Sai, diretto al volto. Questa volta è entrato. Questa volta è entrato, questa volta ha messo nei guai Besmertani. Stavo appunto lodando il suo palmarès, per esempio alle Fight Code Dragon Series, dove sconfisse Semedin Didic, Armen Petrosian, Norbert Balog e poi Saskarn Sorcleanmi, che vedremo dopo nel corso della serata, per conquistare le series. Tra l'altro gli ultimi due nel corso della stessa serata. Non so quanti uomini possano dire al mondo di essere stati in grado di fare una cosa simile. Pochi. Assolutamente pochi. 1-15 da disputare ancora in questo ultimo terzo round, dove Besmertani adesso sembra voler cercare l'accelerata decisiva, ma non trovare ancora il modo di piazzarla con un Sai attentissimo e davvero accorto, che sta disputando un match davvero molto intelligente. Molto scolastico Sai, però molto, come si può dire, cinico, perché è riuscito ad entrare le volte che gli è servito. Vice campione di Francia di K1, campione di Francia di kickboxing per due stagioni consecutive, per due anni consecutivi, chiedo scusa, campione del mondo da dilettante di K1. Di nuovo. Ancora una volta si rischia su questo affondo di da parte del Bielorusso, Sai si appoggia troppo alle corde, innescando questa catena di eventi. Gli ultimi 20 secondi di questo match, che inevitabilmente possono essere in qualche maniera anche decisivi per gli scorecard, che ormai sembrano essere il destino segnato di questo incontro. Besmertani prova all'ultimo affondo, si finisce in clinch, si finisce obiettivamente, Marco, nell'indecisione. Sì, entrambi infatti alzano le braccia in segno quasi di vittoria, come se avessero, come se sentissero entrambi di avere portato a casa tutta la posta in palio. Bisognerà capire come verranno giudicati. Qui vediamo il perfetto high kick mancino di Sai, che batte il riflesso. Poi vediamo invece l'altro che si infrange sul guantone e quindi non è, è pulito, però è un'altra bella combinazione questa. Davvero altra decisione ardua per i tre giudici dell'incontro. Ribadiamo che si tratta di Matteo Manganello, di Gianmario Girasole e Manuel Colleoni, che dovranno decidere, o meglio, dovranno fornire i loro scorecard per decretare il vincitore di questa sfida tra Alessan Sai e Yuri Besmertani. And the winner is, for unanimous decision, from the red corner, Yuri Besmertani. Vittoria per decisione unanime per Yuri Besmertani, che dunque conquista l'ennesima vittoria in terra italica, imbattuto in Italia, imbattuto da Thai Box Mania di conseguenza. E il bielorusso festeggia tra il pubblico del Pararuffini.